Stasera abbiamo un ospite d'eccezione, niente po' di meno che il direttore di Liberi TV, Gianni Colacione. Io sono Claudia Stenzi, come sapete bene, e questa è Leggera Euforia, benvenuti. E quindi vogliamo parlare di diverse cose. Sullo sfondo vedete mio figlio che passa in su e in giù, ma non fa niente, tanto questo è un programma leggero, quindi non è Di importante. famiglia. Dunque, sullo sfondo vedete anche questa bandiera, diciamo, aspetta, faccio vedere meglio se riesco a spostarmi dalla parte giusta, no, da quell'altra, ecco, così si vede bene. Queste sono le bandiere che abbiamo portato alla Corte di Cassazione l'altra mattina, ieri l'altro esattamente, dove siamo andati a depositare 6 quesiti referendari col segretario di Radicali Italiani, Mario Stallerini, col tesoriere di Radicali Italiani, Michele De Lucia, e con un altro folto gruppo di anche ex parlamentari, c'era il senatore Perduca, c'era la deputata Rita Bernardini, e di deputati no, non c'era nessun altro, mi sembra, non vorrei sbagliare. Poi c'erano con noi diverse persone, Sabrina Gasparrini, che è la presidente dell'Associazione Radicali Antiproibizionisti, c'era Giulia Simi, che è la segretaria di Radicali Siena, Rocco Viviani, Luigi Mazzotta, Luca Marola da Parma, che appunto ci ha dato le bandiere a tutti, sono le bandiere del Canapaio Ducale, e ci sono i colori di Parma con la foglia di marijuana e la bandiera antiproibizionista, Parma antiproibizionista, e Simone Sapienza, Roberto Spagnoli. Sicuramente dimenticherò qualcuno che si offenderà terribilmente perché questi video verranno visti da tutti. Ah, Comunque, sicuramente. diciamo che forse li ho detti quasi tutti. Alessandro Massari, insomma, eravamo in diversi e c'era poi anche Dillao perché abbiamo presentato un referendum sulla droga, due referendum Antonella gli sull'immigrazione. suggerisce Rosasco e Mellano. No, non c'erano. Non c'erano Antonella, che No, ci no, no, dici? non c'erano Rosasca e Millano, non sono venuti, non c'erano l'altra mattina. Sono sicura, c'è D'accordo. anche la foto sul mio profilo Facebook dove siamo tutti quanti, c'è la Spadaccia, a un certo punto con noi, non è rimasto forse per firmare tutti, ma quasi tutti, mi sembra Rocco No, Berardo, si c'era parlano con di cose noi, li diverse. ho visti a Firenze, ah certo, sì, Rosasca e Millano hanno partecipato all'assemblea dell'Andrea Tamburi che è stata invece o sabato o domenica scorsa, però no, con noi in Cassazione non sono venuti. E quindi abbiamo presentato un quesito referendario sul finanziamento pubblico ai partiti, un quesito sul divorzio breve, uno sull'8 per mille, due sull'immigrazione e uno sulla droga e anche una proposta di legge di iniziativa popolare sempre sulla legalizzazione della cannabis. E poi uscendo fuori ci siamo fatti fotografare con queste bandiere davanti a noi. E quindi diciamo questo è un po' il riassunto dell'avvenimento. Il referendum sulle droghe in particolare riguarda i reati di lieve entità. Ora, naturalmente, come tante volte ho spiegato, è molto difficile riuscire a cucire in qualche modo, tagliare un quesito abrogativo referendario su una legge che già è intervenuta modificando un'altra legge. Per cui diciamo poi alla fine, pensaci e ripensaci, i nostri esperti giuristi hanno concluso che questa era una delle poche cose che si potevano ottenere attraverso un referendum ed è esattamente la depenalizzazione dei reati di lieve entità. Naturalmente riguarda tutte le droghe, perché la legge Fini-Giovanardi riguarda in maniera uguale tutti i tipi di droghe, non fa distinzione e quindi per forza di cose riguarda tutte le droghe. La lieve entità è un concetto definito giuridicamente, è a discrezione del giudice definire o no il reato di lieve, però non è soltanto a discrezione come si alza la mattina, è a discrezione del giudice ma in base a una serie di elementi giuridici e per cui per la lieve entità se questo referendum passasse non si andrebbe più in carcere ma si avrebbero unicamente le conseguenze amministrative tipo multe e questo tipo di cose. E quindi diciamo che sarebbe un primo passo graduale, naturalmente si poteva anche chiedere l'abolizione tu cui della Fini-Giovanardi, però era chiaro che non sarebbe stato accettato dalla Corte Costituzionale perché lascia il famoso vuoto legislativo e quindi non era possibile presentarlo in quel modo. E così è un obiettivo abbastanza piccolo, diciamo un po' minimale, non è un obiettivo completo, non è quello che noi desideriamo come strategia sulle droghe, però è quello che si poteva fare e comunque, secondo me almeno, anche se non è un quesito perfetto, è una maniera di promuovere il dibattito, una maniera di far parlare un po' di questo argomento. Dimmi qualcosa a te, Gianni, perché mi è venuta Ma una cosa alla gola, non bevo, bevi faccio questo. qualcosa?
No, io volevo soltanto dire che questa cosa del vuoto legislativo con il referendum mi lascia sempre un po' perplesso, perché non capisco come un referendum abrogativo, come in Italia è solo abrogativo, non possa lasciare un vuoto legislativo. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Lo so, però che pensi? Se passa questo, per esempio, si limita soltanto che te per dagli identità dai delle pene amministrative. Se te levi completamente di mezzo la fine Giovanardi, ti potrebbero dire domattina stessa la gente va a vendere l'eroina davanti alle scuole, per esempio, no? Sarebbe l'obiezione che ti farebbe immediatamente, in quel senso lascia il voto legislativo. E quindi sì, non sarebbe stata sicuramente accettato. E quindi diciamo che insieme a un'altra serie di azioni che comunque in Italia in questo momento ci sono, perché io voglio ricordare la proposta di legge, quella che è stata di iniziativa popolare proposta da quel gruppo di associazioni che si occupano di carcere, che anche quella è per la legalizzazione della marijuana ed è stata promossa da Antigone in primo luogo, ma anche da altre associazioni tutte che si occupano di situazioni carceraria, tra le quali anche il detenuto ignoto con Irene Testa. C'è un'altra proposta di legge che è stata presentata dal segretario dell'ASCIA, lui l'ha presentata sul sito di Beppe Grillo, ci ha tenuto più volte a specificare che non è perché lui voleva promuovere, diciamo in qualche modo, dare appoggio alla parte politica di Grillo, ma è perché Grillo gli ha offerto lo spazio per poterla mettere online, farla votare, e quindi è al momento anche quella sta raccogliendo le firme. Questa proposta di legge che abbiamo depositato, ugualmente raccoglieremo le firme anche su questa. C'è il gruppo FreeWid con Stefano Auditore, quello con cui abbiamo realizzato l'intervista anche per Liberi TV, che sta elaborando un altro quesito referendario, molto probabilmente sarà diverso dal nostro. Però, secondo me, tutte queste iniziative diverse sono un'ottima cosa, perché possono fare sinergia, nel senso che possiamo benissimo fare degli avvenimenti insieme, degli eventi, raccogliere le firme insieme, perché non è come per le candidature che se uno ne firma una non può firmare l'altra. Queste possono essere firmate tutte e diciamo si crea una serie di occasioni per riuscire a risollevare il dibattito pubblico che veramente langue. Io capisco ci sono tante cose che sembrano molto più importanti, no? Perché poi ti dicono le droghe in questo momento è difficile per l'economia, un argomento che non è importante, è futile. Invece no, perché anche dal punto di vista economico, come tante volte abbiamo ripetuto, il discorso sulle droghe ha un'importanza enorme. C'è il riflesso sulla situazione carceraria. Esatto. C'è anche un riflesso positivo ipotetico sulla questione economica, perché sappiamo che con la canapa si fa business in altri paesi dove è possibile coltivarla, anche per esempio soltanto al fine terapeutico. Sì, poi ci sono il discorso economico, ci sono tre grandi argomenti rispetto all'economia. Uno è il risparmio delle spese di giustizia, di polizia e di carcere, vengono spesi miliardi per perseguitare poi spesso i consumatori e i piccoli spacciatori, quando invece poi i grossi narcotrafficanti molto difficilmente, se non mai, diciamo quasi mai, ma è un quasi abbastanza così, tanto per dire, vengono toccati. L'altro aspetto è il colpo che si dà sicuramente ai guadagni della criminalità organizzata, perché ora io non dico che tutto il guadagno sia solamente col narcotraffico, però diciamo che le stime, perché poi sempre di stime si parla, essendo un fenomeno clandestino, danno circa il 60% gli introiti che la criminalità organizzata fa attraverso il narcotraffico, e quindi comunque è un bel ritorno. E poi c'è la tassazione, appunto, che deriverebbe da una vendita perlomeno della canapa legale, naturalmente con la tassazione di qualunque altro prodotto, e sarebbe un ritorno anche quello. Questo è un argomento che per i referendum americani ha avuto molto spazio ed è quello che è stato vincente, diciamo, nei due referendum a Washington e in Colorado, che poi sono risultati vincenti. E quindi l'argomento economico, oltre a quello poi sociale e sanitario, insomma, ci sono tanti argomenti per la legalizzazione. Ora ridirli tutti è un po' mi sono anche scocciato di dirli. Mi sono anche stancato un po' di dirli. E quindi questo è il referendum sulle droghe che abbiamo presentato. La proposta di legge, ti dico la verità, non ho ancora avuto il tempo di esaminarla in maniera approfondita, magari ne possiamo parlare venerdì prossimo un'altra volta. Però sul referendum invece è l'abrogazione di quelle che è la rilevanza penale dei reati di lieve entità legati alla droga, quindi consumatori, piccoli spacciatori, che ne so, la persona che semplicemente va a comprarla anche per gli amici, il solito discorso che abbiamo sempre fatto, che la lieve entità è legata più che altro a una mancata organizzazione del narcotraffico, cioè si dà la lieve entità quando quello che te hai fatto è una cosa che è successa saltuariamente. Chiaramente se in casa ti trovano
il bilancino, tutte le bustine pronte, cioè si vede che tu di lavoro fai lo spacciatore, non c'è l'identità. Però se è una cosa, per esempio, che è successa per un caso e che, diciamo, quella può essere una identità, è legata alla piccola quantità, ma non è esattamente la stessa cosa, è un concetto un po' diverso, che poi sta al giudice a decidere se è lieve o no. Naturalmente tre piante in terrazza sono chiaramente di lieve entità, questo sarebbe anche diciamo un modo per eliminare il problema delle persone che per una pianta in terrazza si trovano in manette direttamente. Penso sia legato anche al fatto del danno sociale che si va a provocare, insomma. Anche al danno sociale che si va a provocare, esatto. Io mi ricordo sempre, e voglio ricordarlo, che qualcuno illuminato ha giudicato, quindi non ha sanzionato, ecco, quella comunità, tu adesso mi aiuterai, che coltivava per fini rituali la canapa, mi sembra che stavano sulla Miata, se non sbaglio. Sì, cioè, i nostri amici dell'Ascia, Giancarlo Cecconi, esattamente, sì. Hanno avuto una soluzione, perché loro la coltivavano perché vivevano la vita dei nativi americani, esatto, una comunità di fricchettoni, diciamo, di quelli che un tempo si chiamavano fricchettoni, e quindi il loro uso è stata infatti l'unica, no, ce ne sono due sentenze in Italia, mi sembra anche una abbastanza recente, forse tre sono diventate adesso, in cui appunto c'è una soluzione perché si riconosce il valore spirituale, fra virgolette, del consumo di canapa. C'è stato un ragazzo rasta che è stato assolto per questo, perché comunque nella religione rasta è ammesso l'uso della cannabis, loro due dei quali abbiamo parlato adesso, e mi sembra che recentemente c'è stata anche un'altra, sempre su un rasta, però non sono sicura. Quindi, insomma, sì, il fatto del danno è uno degli argomenti. Poi l'altro argomento è qualche aggiornamento sulla situazione francese, dove c'è stato il processo, l'udienza a Dominique Brock, che ricordo è il coordinatore nazionale dei social cannabis club francesi. C'è stata l'udienza, il pubblico ministero ha richiesto una pena abbastanza rilevante, mi sembra 6 mesi di carcere, perché gli hanno trovato le piante, naturalmente lui essendo sede del social cannabis club aveva una coltivazione in casa. Ha anche rifiutato di eseguire un test e quindi è stato richiesto una pena abbastanza severa, il giudice deciderà il 18 aprile, quindi ancora non si sa esattamente come è andata a finire, però nel frattempo anche altri social cannabis club francesi si sono dichiarati in prefettura, hanno depositato gli statuti, già due mi sembra a Nantes e in Vandea sono stati riconosciuti dalla prefettura, quindi l'azione sta continuando a muoversi e anche quella è una strada sicuramente praticabile. E anche in Italia naturalmente ben venga, insieme al referendum, alle proposte di legge, manifestazioni di piazza, disobbedienza civile, tutto può essere utile, anche tutto insieme, anche se fatto da persone diverse, tutto può essere utile a risollevare un minimo di dibattito pubblico. E quindi questi sono gli aggiornamenti un po' sulla Francia. Poi l'altra cosa di cui volevo parlarvi è uscito il libro di Roberto Saviano, che vi faccio vedere perché me lo sono comprato e letto tutto, 450 pagine, sappiamo. Anche perché è scritto in un linguaggio abbastanza, diciamo, non tanto letterario, ma un po' segue verbali di polizia, l'inchiesta giornalistica, però è molto interessante, lui si concentra sulla cocaina, sul narcotraffico in generale, ma si concentra sulla sostanza cocaina, la vede un po' come il simbolo di quello che è il narcotraffico mondiale, e quindi ricostruisce un po' tutta la storia di quello che è stato il narcotraffico proprio della coca nel mondo, a cominciare dai primi anni 70-80 praticamente, ripercorrendo tutto quello che è stato il periodo della Colombia come maggior paese produttore e di traffico, poi adesso invece è subentrata la malavita messicana nel gestire il traffico della cocaina, e con tante storie anche che riguardano appunto grandi criminali, tanti anche aneddoti, ripercorre un po' quella che è questa storia molto violenta del narcotraffico proprio sulla coca. Io questa attenzione così specifica da una parte la capisco, perché è vero che la cocaina è una sostanza che ha mosso miliardi di miliardi in tutto il mondo, ha invaso tutto il mondo, l'Africa è piena, la Russia, cioè ormai non esiste città nel mondo che non abbia avuto il passaggio e che tuttora non sia diciamo in qualche modo interessata dal narcotraffico di cocaina, però non è soltanto quella nel mondo, ora stanno prendendo per esempio piede, stanno diventando la seconda droga più consumata dopo la cannabis, sta diventando le metanfetamine,
per esempio, che anche quella è una cosa più moderna, forse meno conosciuta, che poi sarebbero le pasticche, quelle che si chiamano comunemente le pasticche, che vengono fatte con dei precursori che fanno il giro del mondo, perché i maggiori produttori dei precursori sono India, Cina e Thailandia. Si parla sempre di un derivato di una pianta, poi l'efedrina. Questo precursore viene portato fino in Messico, anche, non soltanto, dove ci sono i piccoli laboratori che lo trasformano in metanfetamina, e da lì riparte per andare negli Stati Uniti e poi in tutta Europa. Quindi ci sono tanti mercati. Però Saviano in particolare, 000, si chiama infatti il libro, c'è le tre strisce di cocaina sulla copertina, si appunta proprio su questo argomento, e alla fine del libro è interessante perché fa una, diciamo, fa una riflessione sulla legalizzazione, ed è interessante perché si sente che una persona che non parte da un punto di vista radicale, ma ci arriva attraverso una riflessione su tutte le cose che ha ascoltato e che ha sentito. E quindi, se da una parte qualcuno ha mosso la critica e ha detto vabbè, parla della legalizzazione ma non lo fa in maniera radicale, no, non lo fa in maniera radicale anche perché non lo è, però magari è scritto in un linguaggio, questo ragionamento sulla legalizzazione, che è molto comprensibile anche per persone che di radicali non hanno niente, magari anche proibizionisti che partono da un'impostazione proibizionista. E quindi è un... Abbiamo letto le sue esternazioni su Facebook, durante la lettura, immagino, di questo libro che ti ha entusiasmato, ma insomma, queste riflessioni conclusive sulla legalizzazione come sono? Insomma, sono alla fine lui è convinto, ma o guarda, lascia la cosa? Se hai pazienza un attimo, ti leggo proprio il pezzettino, tanto certamente, non è lui, pazienza. Guarda, che carino. Allora, dice lui, la verità è che non c'è alternativa, la coca è un carburante, la coca è energia devastante, terribile, mortale, gli arresti sembrano non bastare mai, le politiche di contrasto sembrano sempre sbagliare obiettivo. Per quanto possa sembrare terribile, la legalizzazione totale delle droghe potrebbe essere l'unica risposta, forse una risposta orrenda, orribile, angosciosa, ma l'unica possibile per bloccare tutto, per fermare i fatturati che si gonfiano, per fermare la guerra. O almeno è l'unica risposta che viene da dare quando alla fine di tutto ci si domanda: e ora che si fa? Sono anni che nella mia testa ogni giorno mi lascio travolgere dalle voci, le voci di chi grida a pieni polmoni che l'alcol è la sostanza che miete più vittime. Sono voci acute e martellanti che di tanto in tanto vengono zittite da altre voci che si ergono baldanzose affermando che sì, certo, l'alcol fa male, ma solo se ne abusi. Se il boccale di birra del sabato sera si trasforma in un'abitudine, e che c'è una bella differenza con la coca. Poi parte il coro di quelli che pensano che la legalizzazione sia il male minore. In fondo, suggeriscono le voci, la coca legale avrebbe anche un controllo medico. E allora legalizziamo gli omicidi, ribatte una voce portentosa da baritono che per un attimo zittisce tutti. Ma il silenzio dura poco, perché arrivano rincorrendosi le gracchianti reazioni di chi sostiene che chi si droga in fondo fa male solo a se stesso, che se si vieta la cocaina allora bisogna vietare il tabacco, che se si dice di sì allora lo Stato è uno Stato pusher, uno Stato criminale, e le armi allora non sono peggio, al che un'altra voce ancora afferma che le armi servono a difendersi, il tabacco lo puoi usare con moderazione, e in fondo è un problema etico, e chi siamo noi per imbrigliare con regole e decreti una scelta personale? A questo punto le voci prendono a cavallarsi e tutto si fa indistinto. Il guazzabuglio di voci finisce sempre così, con il silenzio, e devo ripartire da capo. Ma sono convinto che la legalizzazione potrebbe davvero essere la soluzione, perché va a colpire là dove la cocaina trova il suo terreno fertile, nella legge economica della domanda e dell'offerta. Prosciugando la richiesta, tutto ciò che sta a monte avvizzirebbe come un fiore privato dall'acqua. È un azzardo, una fantasia? Il delirio di un mostro? Forse, o forse no. Forse è un altro frammento dell'abisso che in pochi hanno il coraggio di affrontare. E quindi, come senti, è un discorso anche che ammette che possa essere in qualche modo terribile per qualcuno pensare alla legalizzazione, ma però la vede, dopo aver studiato l'argomento molto a lungo, perché sono anni che se ne occupa, come l'unica maniera poi di mettere fine a una serie di portati del fatto che il mercato è illegale, e quindi tutto quello che è proprio il narcotraffico e la malavita organizzata che ci sta dietro. Quindi in qualche modo potremmo dire ai radicali, se possiamo mandare un messaggio,
di savianizzarci noi un pochino anziché aspettare che lui si radicalizzi? Ma io questo, senti, non lo so, io ti dirò, per me Saviano è uno scrittore e va preso anche, non è che si può leggere soltanto i radicali, bisogna leggere anche chi non è radicale, voglio dire, no? Però nel suo atteggiamento, anche se non è identico al nostro, è interessante perché finalmente un non radicale che parte da tutte le altre posizioni, che però fa un ragionamento comprensibile anche a tante persone. Cioè non è obbligatorio essere radicali al 100% per essere bravi, e tutti coloro che non lo sono non sono poi bravi. Sono quelli, cioè, con la R maiuscola e quelli con la R minuscola. Esatto, è un discorso che comunque porta acqua in qualche modo al nostro mulino, e quindi è una cosa che va accettata, è un autore molto conosciuto, di grande diffusione, e se comincia a essere è un ragionamento che può cominciare a girare. Penso che l'Italia finalmente, come tanti altri paesi, sia matura per affrontare comunque un dibattito pubblico, dove non è che ci può essere soltanto la voce pro legalizzazione, ci saranno un po' tutte le voci, e abbiamo bisogno di tante voci anche che rispondono e che portano argomentazioni di vario genere. E quindi benvenga, benvenuto praticamente, ci mancherebbe. Senti Claudia, ti volevo, non so se tu hai altri argomenti, se no io volevo farti una domandina. No, io ho già fatto 20 minuti, se vuoi farmi qualche domanda a te volentieri. Ma sì, rapidamente in chiusura, volevo niente avere una tua opinione su come stava andando questa campagna per Emma Presidente della Repubblica, queste voci, se secondo te ci sono più chance questa volta rispetto alle altre, che ne pensi? Ma guarda, sicuramente io quell'impressione che ho io è che rispetto alle altre volte nelle quali è stato proposto questo nome, qualche chance in più questa volta ci possa essere. Quello che sento è che le persone che io incontro per la strada, le cosiddette persone comuni, normali, quello che è la gente proprio, in molti mi chiedono, sapendo che sono radicale naturalmente, mi chiedono con entusiasmo, ma ce la facciamo, ce la faremo? Perché realmente sarebbe, secondo me, a mio avviso, una svolta per tutta l'Italia. Una presidente che comunque ci garantisce, ci tutela, che conosce profondamente le istituzioni, che non è corrotta, che non fa parte dei giochi politici soliti, e vedo che le persone sono entusiaste di questa possibile soluzione. Poi sai, purtroppo i giochi li fanno i deputati, in questo caso non li fa la gente, quindi non è che si vota direttamente, certo. E quindi chissà, io incrocio le dita e basta. Ti ricordo, visto che mi fai questa domanda, c'è un sito che si chiama boninopresidente.it, dove sono postati tutti i video che tantissimi personaggi, non soltanto attori ma anche costituzionalisti, tante persone di tanti generi, hanno dedicato a Emma come sostegno per la sua candidatura. Io ricordo anche il respiro europeo che avrebbe una presidenza di Nova Bonino, oltretutto la capacità di poter interloquire con tutti i vari attori europei sulla scena, insomma tante cose, è inutile che sto a fare l'elenco delle virtù, sicuramente non c'è di meglio, cioè in Italia al momento non esisterebbe soluzione migliore. Speriamo, ti dico, uno incrocia le dita e dice speriamo questa volta, e purtroppo il problema è che i giochi appunto non le fanno le persone, ma in questo caso li fanno i grandi elettori, e quindi ci sta anche che si mettano d'accordo poi su un nome qualsiasi di quelli soliti, Amato piuttosto che qualcun altro. Io più che altro come concorrente vedo Amato, però magari sbaglio io, non è che sono molto al corrente delle situazioni come si stanno muovendo, poi sono tutti accordi sotterranei, vediamo. Il 18 cominciano le votazioni. Staremo a vedere allora. Claudia, io ti ringrazio, volevo soltanto chiederti di spiegare un po' più chiaramente, io l'ho appena accennato perché su Facebook c'è qualcuno che si è preoccupato dell'assenza di Leggera Euforia nelle settimane scorse, la nuova cadenza di Leggera Euforia. Io l'ho appena accennato in apertura. Sì, abbiamo deciso di fare delle trasmissioni quindicinali invece che settimanali. E questo non, in realtà hanno saltate due invece che una, se non sbaglio, di seguito, vero? Hanno saltate due, sì. Ma perché ci ho avuto una serie di problemi legati al lavoro, problemi non personali, nel senso non è che stavo male, però ci ho avuto una serie di difficoltà io. Però d'ora in poi la trasmissione va in onda ogni due venerdì, io spero che vada in onda più o meno sempre alle 22.45, però gli orari di Liberi TV sono sempre quello che sono. Sì. E non possiamo essere perché i problemi oggi, per esempio, è saltata una trasmissione perché un collegamento non si riusciva a fare. Infatti, non è mica una critica, è solo uno scherzo, figurati. E quindi ogni due venerdì circa le 22.45, poi comunque viene annunciato, spesso anche l'annuncio io, quando non posso c'è Donato che lo annuncia
su tutti i social network, e quindi ogni 15 giorni leggevo Fovia su liberi.tv. A te la chiusura, allora. Va bene, la mia linea chiusura è semplicemente ciao, tanti saluti, grazie per l'attenzione, tanti saluti da Leggero Fovia. Appuntamento Donato, allo spazio Ciliegina che ci sta dopo, lo spazio Ciliegina è importante. Perfetto. Grazie Claudia, ciao. Ciao Gianni, ciao a tutti.